quello di oggi è il secondo appuntamento di questo percorso, Percorsi Pasquali, appunto, che ci porta la comunità gentianese a quello che è l'evento del Venerdì Santo, la Sacra Rappresentazione e quindi la Turba Comunale, a questa associazione, la Turba, che oltre ad essere associazione è qualcosa in più per Cantiano, ne è l'espressione, l'identità e l'orgoglio. E di tale una comunità attorno non a un singolo giorno, ma all'idea di una rappresentazione che coinvolge e mobilita Cantiano tutto l'anno. Insomma, al di là poi del discorso Turba, che faremo dopo, della vita delle confraternite, quindi si parla in questo caso delle tantissime iniziative che si fanno, che arricchisce, che ampliano, no, il panorama culturale, ci fanno rendere conto di che patrimonio noi abbiamo e che però dobbiamo mantenere. Lo si mantiene sicuro perché abbiamo un valore storico, però mantenerlo a questo livello significa che c'è bisogno di un impegno generale, e gli auguro appunto di continuare con gli stessi impegni anche nei prossimi anni, perché ce n'è bisogno. Quindi grazie Maurizio e grazie a tutti. Sono molto lieta di essere qui a conclusione, direi, quasi di un percorso cominciato nel luglio del 2014, quando in una giornata piovosa, era luglio ma pioveva di rotto ugualmente, venni qui invitata dal professor Tartulli, che mi voleva far vedere, mi voleva mostrare una cosa rara attenente alla confraternita, no? Della Turba, tra virgolette. Allora io affrontai la tempesta eroicamente con la mia macchinetta, e cioè, oddio, un viaggio breve, la preparazione dei pasti, c'è un ospedale, bisognava preparare i pasti per i bovini, qualcosa bisognava pure dar loro da mangiare, no? Il trasporto di forestieri e o malati da una località all'altra. Professoressa Casagrande, per la presentazione, le parole, diciamo, di apprezzamento anche oltre il libro, sindaco, ma la Turba, io sì, sono presidente, ma comunque dietro di me ho una schiera di validi e importanti collaboratori, gli stessi che hanno anche attrezzato questa stanza con alcuni sacconi, diciamo, di confraternita. L'allestimento qui di questo importante, prezioso volume. Ringrazio voi tutti presenti, ringrazio anche chi è arrivato sempre di corsa, da quanto lo conosco, Don Fausto, e anche molte persone che mi hanno chiamato o scritto che non potevano essere presenti, anche Don Marco oggi con i ragazzi della Cresima insieme al Vescovo Agubbio. Voi qui presenti, io ho l'impressione volumino proprio su questa confraternita. Inedito invece è l'ultima notizia, questo di Bernardino da Feltre, che è un beato, e dicono continuatore di Bernardino, ma che ci grava anche della responsabilità di essere noi in questo momento portatori di un messaggio universale, insomma di tanti valori da custodire e difendere, perché possa proseguire il suo cammino fino alla fine dei tempi, così come era stato pensato.